Raccontare la moda vuol dire anche raccontare piacevolmente Giorgio Armani e quindi un po' di orgoglio italiano. Beh, Giorgio che dice sempre la moda cambia e la sua naturalmente cambia ad ogni stagione, però lo stile resta ed è vero, il suo stile è assolutamente riconoscibile. Sin da quando aveva inventato tutte quelle sfumature di grigi, grigi proprio Armani ormai, oppure in stagioni diverse, ad esempio le tonalità varie del blu. E questa volta puntato molto sul nero, sul velluto, sempre così brillante, però con dei flash cromatici, dei colori allegri che hanno reso molto divertente, molto vera, molto moderna questa collezione. Lo ammiro, sono sempre contenta quando posso partecipare alla bellezza che crea. Facendo il mestiere dell'attrice ti travesti molto spesso, no? Quindi il lato, diciamo, più eccentrico lo puoi sfogare nel tuo mestiere, quindi quando sono semplicemente io, Isabella, mi piace avere delle linee che cadano bene e che siano semplici, poi sta a noi mettere dentro, ecco, la nostra personalità, no? Io ho conosciuto Giorgio e il suo stile, che mi sembrava il mio stile, quando ero molto molto piccolina. Primo premio Coppa Volpi, avevo un vestito di Giorgio Armani e da lì mi ha seguito in tante occasioni e devo dire che è sempre un po' copertina di Linus, non so, uno si sente adatto.